Prego per l'illustrazione della mozione per 5 minuti in facoltà. Grazie Presidente. Sul territorio della nostra città vantiamo la presenza della più grande città del cinema in Europa. Stiamo parlando del complesso di teatri di eccellenza internazionale degli studi di Cinecittà, fondati nel 1937 per volontà di Mussolini. Sono entrati subito a far parte della grande storia del cinema. Ricordo lo stesso anno la produzione del Colossal di Scipione l'Africano, prima grande risposta delle produzioni oltreoceano, ma anche film che voglio solo citare, Quo Vadis, Ben Hur, Cleopatra, La Dolce Vita, Il Nome della Rosa, Il Padrino, Il Paziente Inglese, Daylight, Sogno di una Notte di Mezz'estate, Titus, Concorrenza Sreale, Gangs of New York, sono solo alcuni nomi, ma anche serie televisive come Rome e altre serie internazionali. In questo sito sono stati girati più di 3.000 film, 90 dei quali candidati all'Oscar. Queste cifre hanno valso a Cinecittà il titolo della Hollywood di Trastevere. Si tratta di un patrimonio storico, culturale ed economico di inestimabile valore, che insiste su una proprietà statale oggi sotto tutela del MIBACT. A novembre, durante i lavori di Commissione Cultura e Urbanistica, è emerso che il Comune di Roma nell'83 stipulò una convenzione con Cinecittà Italiana Stabilimenti Cinematografici SPA e che l'articolo 25 di questa convenzione fissava la scadenza a 10 anni decorrenti dalla data della sua esecutività. Stiamo parlando di un progetto che non è mai stato realizzato, che dalle campagne di privatizzazione degli anni 90 si arriva alla creazione delle Cinecittà Studio SPA con la trasformazione della società da pubblica a privata e che da quel momento in poi si assiste ad un progressivo innalzamento dei costi dei servizi forniti dalle stesse produzioni cinematografiche. Tale situazione ha reso Cinecittà scarsamente competitiva sul mercato nazionale ed internazionale ed ha spinto i potenziali clienti verso altri stabilimenti. I lavoratori sono venuti in commissione e hanno denunciato che la gestione degli stabilimenti negli ultimi anni ha puntato maggiormente al fenomeno dell'intrattenimento piuttosto che a privilegiare la competitività per favorire l'attrazione delle produzioni cinematografiche. Questa situazione ha recato giustamente particolare apprensione. Silenzio in aula, per favore. Un attimo solo, consigliera. Un attimo. Consigliere, invito a prendere posto. Prego, consigliere. Non solo tra i tanti professionisti che hanno prestato le loro attività agli studi cinematografici e che vedevano fondamentalmente compromesso il loro futuro lavorativo, ma anche a tutti coloro che riconoscono il grande valore storico e artistico e culturale di questi stabilimenti. Gli ultimi storici lavoratori che sono venuti da noi ci hanno denunciato come si stanno perdendo per sempre le innumerevoli competenze artistiche, artigianali, professionali, che rappresentano un vero e proprio patrimonio culturale immateriale. Pensiamo solo ai maestri tappezzieri, ai falegnami, ai restauratori di pellicole, di cui la nostra comunità non può, non deve fare a meno. Noi crediamo che occorra tutelare le professionalità e i lavoratori di Cinecittà, al fine di non disperdere quel know-how artistico che costituisce il vero patrimonio da condividere con tutta la cittadinanza. Dobbiamo salvaguardare il marchio di Cinecittà come simbolo del cinema nazionale e cultura del nostro paese, conosciuto in tutto il mondo. Crediamo che occorra regolamentare la destinazione urbanistica delle aree insistenti all'interno degli stabilimenti di Cinecittà, tenendo conto della destinazione d'uso cinematografica ed escludendo la realizzazione di insediamenti a carattere
prettamente speculativo, quali alberghi, centri wellness, palestre ed altri edifici non direttamente collegati alle attività cinematografiche. Queste sono proposte emerse dagli ultimi progetti presentati dal Cinecittà Studio Spa. Per questo, con questo atto, evidenziamo la necessità di istituire un tavolo operativo intersettoriale tra Roma Capitale, il Municipio Settimo che ne è interessato, la Regione Lazio, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, col fine di garantire la natura artistica e le finalità culturali di Cinecittà e tutelare il lavoro delle figure professionali storiche presenti all'interno degli stabilimenti, evitando il rischio di delocalizzazione o di licenziamenti. Oggi voglio ringraziare le opposizioni per aver sostenuto questo atto a testimonianza, insomma, dell'importanza, indipendentemente dai colori politici, che ha per noi questo sito, che ha segnato un passo importante della nostra storia e che vogliamo che continui a fare, a segnare il nostro percorso storico cinematografico. Grazie a tutti.